Ciao a tutti. Durante il nostro piccolo tour europeo degli Eli ho avuto modo di provare le iLoud micro monitor della iCup Multimedia. Vi propongo questo filmatino che ho montato subito dopo la fine del tour. Cosa abbiamo qua? Abbiamo una confezione di iLoud micro monitor ed è un sistema piccolo, piccolo ma di altissima qualità sonora. Perché ve lo facciamo vedere? Perché siamo all'interno del bus di Elio e le Storie Tese, insieme a Foffo Bianchi, Andrea Pellegrini, Ciao. Cesario degli Elio e Storie Tese. Un ambiente confortevole ma piccolino. E oggi vi parliamo appunto di questo sistema stupefacente, piccolo ma di qualità altissima. Vi facciamo vedere le dimensioni. Metti la mano, Andrea. Guarda, io ho anche la mano piccola e quindi Come vedete, una spanna. una spanna, soprattutto la dimensione di un iPad. Quindi questo è per racchiudere il concetto di compattezza. Vediamo come sono nel particolare, diamo un'occhiata all'arretro della cassa. Il retro della cassa è piuttosto semplice perché troviamo un potenziometro del volume, che a ore 12 è sullo 0 dB, può avere un guadagno di 6 decibel per i dispositivi che magari non hanno molta uscita e il ribassamento. Il bottone per permettere l'appaiamento con i sistemi Bluetooth, l'equalizzazione flat o desk che serve se la cassa viene montata su asta microfonica, infatti c'è già l'appannatura disponibile, oppure se viene appoggiata su un tavolo grazie al supporto mobile che c'è. Quindi in base a come viene posizionata la cassa è possibile decidere l'EQ. In questo caso siamo su desk perché le stiamo usando da Perché è appoggiate. importante, ci sono delle differenze quando una cassa viene appoggiata o messa su un'asta. Assolutamente cambia la risposta delle basse frequenze perché se la cassa è in sospensione automaticamente le basse frequenze vengono perse perché la cassa non appoggia su un supporto che può fare appunto da cassa armonica. Poi c'è un trim al ribasso di 3 decibel sia per le alte frequenze che per le basse frequenze. Questo serve per correggere la risposta dell'ambiente. In ambienti magari troppo piccoli ci può essere una certa esuberanza sulle basse frequenze, allora può essere importante correggerle al ribasso. C'è in dotazione un cavo che permette il collegamento con la cassa satellite, quindi l'altro lato che non ha nessun tipo di controllo dietro, assolutamente l'aggancio. L'alimentatore dato in dotazione, lo switch per l'accensione e i collegamenti di input, quindi RCA oppure direttamente su mini jack. Adesso ascoltiamo come sono queste cassette. Lo facciamo con un brano che di solito viene usato come test, appunto per capire se un sistema è di altissima qualità o forse è meglio lasciarlo lì dove sta, nel negozio. These are called for senses. The boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road. Perché sono così belle? Perché suonano così bene? La cosa impressionante, proprio appunto alla dimensione fisica della cassa, è lo spettro sonoro, cioè riescono a scendere in maniera definita, veramente sulle basse frequenze, così come rimangono naturali sulla gamma estrema alta senza andare a inacidire o inasprire il suono, cosa che è piuttosto tipica nei sistemi compatti. Un'altra cosa che mi è piaciuta moltissimo invece è la stereofonia, quindi lo spettro destro a sinistro e la profondità degli elementi, specialmente quando mi è capitato di ascoltare con brani di riferimento e sentire il posizionamento davanti e dietro da due cassine piccole in questa maniera fa decisamente strano a chi è abituato a sentire questa caratteristica del suono su sistemi decisamente più grandi e anche decisamente più costosi.
Non abbiamo detto che queste casse sono 50 watt e hanno un cono veramente piccolissimo. Il cono è da 3 pollici e 50 watt è una dimensione giusta e permette di poter ascoltare a un volume sostenuto senza distorsioni. Fra l'altro, le casse, essendo attive, la cassa master ha un LED che diventa rosso quando Esageriamo. esageriamo, e quindi avviene del clip. Però, come abbiamo sentito, il volume decisamente non è un problema. Così come non è un problema la gamma bassa. Mi ripeto, ma la cosa impressionante di queste casse è esattamente quella: l'avere a disposizione gamma bassa, ferma e definita. Il K Multimedia è conosciuta anche, anzi soprattutto, per i plugin che sfornano e che ormai sono diventati decisamente uno standard. T-Rax, la suite di mastering, Miroslav per gli archi, campionatori d'archi, Sample Tank, un campionatore, idem. Un altro invece che utilizzo in maniera decisamente massiccia è Amplitube, proprio sia per la resa sonora che per la rapidità di utilizzo. E in questo caso lo abbiamo in versione iPad, perché esiste anche, e giustamente, versione iPad, proprio per la facilità di utilizzo in movimento.